Da alcuni mesi a questa parte sta girando in internet la celebre foto della battaglia aerea di Los Angeles del 25 febbraio del 1942. L'aspetto interessante è che qualche appassionato di ufologia, analizzando quest'immagine dove si vedono dei riflettori, dei fari che cercano di intercettare qualcosa sopra i cieli di Los Angeles, ritengono di aver individuato la sagoma di un disco volante proprio nel punto in cui i fari si incrociano. In realtà è sufficiente un'analisi al computer per capire che si è trattato di un abbaglio, eppure tanto è bastato il fatto che qualche appassionato di ufologia abbia detto che quella che si vede nella fotografia è la sagoma dell'UFO, di un UFO campanulare, per offrire nuove armi agli scettici che hanno sottolineato quanto siano creduloni gli ufologi. Qualcuno dice anche: ma perché non si parla di questa immagine? Forse che gli ufologi non la conoscono? No, gli ufologi questa immagine la conoscono da tantissimo tempo. Questo per esempio è l'UFO notiziario del Cun del giugno del 99, che addirittura aveva mostrato la fotografia addirittura con una elaborazione fatta al computer. Nella foto si vede effettivamente questa sagoma molto particolare, che però non è un disco volante, è semplicemente il punto dove si incrociano i fasci degli intercettatori, e poi c'era tutta una serie di sfere nel cielo, alcune delle quali probabilmente sono riflessi, in altri casi invece erano quei palloni che venivano rilasciati per intercettare le bombe aeree che si erano incendiati. E l'immagine è nota in tutto il mondo perché una pubblicazione francese, la collezione di Marshall Cavendish, la cronologia degli eventi UFO, uscita diversi anni fa in Francia, Dossier OVNI, pubblicava la stessa fotografia riportando una foto colorata, in questo senso, in questo caso, della battaglia aerea di Los Angeles. Ma l'aspetto più interessante lo abbiamo in un libro di Timothy Good, che ha spesso parlato di questo caso, qui guardiamo Beyond Top Secret, dove dice testualmente: questa fotografia rovinata e ritoccata realizzata da un reporter del Los Angeles Times mostra dei fasci di luce che convergono su un misterioso intruso aereo sopra Culver City, l'area di Culver City, Los Angeles, prima della mattina del 25 febbraio del 42. I piccoli globi di luce invece sono palloni antiaerei che si sono incendiati. Questa è la foto riprodotta da Timothy Good, in cui effettivamente sembra sì di vedere un disco volante al centro dei fasci di luce. In realtà questa foto non è molto nota per un semplice motivo, perché gli ufologi la conoscevano. La conoscevano da tanto tempo, ma quello che si sapeva è che la fotografia era stata scattata a qualcosa che in cielo c'era, ma che non era stato immortalato dal fotografo del Los Angeles Times. Per questo motivo la foto non veniva mostrata, unicamente perché nella foto l'UFO non c'è. Ciò non toglie che il fatto sia assolutamente vero, che siano stati moltissimi testimoni che hanno visto questa cosa nel cielo, che ci sia stato un allarme aereo, tant'è che proprio questi fasci di luce sono stati sparati nel cielo per cercare di capire che cosa fosse la cosa misteriosa, che chiaramente non era un'arma nazista. Thank you.